L'anno che sta volgendo a termine è stato per tutti noi un anno di grande ricchezza per il senso di italianità che caratterizza la presenza dei nostri concittadini negli Stati Uniti. È ancora vivissima l'emozione suscitata dalla visita del signor Presidente della Repubblica lo scorso marzo a New York per dare un rilievo altissimo alla celebrazione qui negli Stati Uniti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E grande è stata l'attenzione del governo americano alla giornata centrale di questa celebrazione lo scorso 2 giugno con la visita del vicepresidente Biden inviato dal presidente Obama appunto per rappresentare gli Stati Uniti. E ancora fortissima è stata la sensazione, l'orgogliosa sensazione di italianità che hanno prodotto le magnifiche parole del presidente Obama solo pochi giorni fa tra tutti i numerosi partecipanti della serata alla mia. Tre momenti, quelli che ho menzionato, di celebrazione, ma soprattutto tre momenti di presa di coscienza, se ne era bisogno, e di fierezza della nostra memoria e della nostra identità nazionale. Se il 150° anniversario dell'Unità d'Italia ha riportato in tutti noi la passione e l'impulso a voler riscoprire la grande epopea del Risorgimento, i valori positivi, inalterabili che esso esprime, l'immagine di un'Italia e di una società italoamericana colta, moderna, fortemente apprezzata, hanno dato, con le parole del Presidente Obama di sabato l'altro, il senso di una forte fiducia che noi italiani dobbiamo mantenere e intensificare per superare tutte le sfide che ci troviamo davanti e che il nostro Paese sta affrontando. Vi è come un filo, o come direbbe il Salmo, un filo d'oro che ci conduce attraverso le così complesse e spesso dolorose vicende della nostra unità nazionale e ci conduce attraverso le vicende della storia più recente del nostro Paese. Ed apprezzare ancor più l'immenso apporto dato dalle nostre forze armate alla nostra identità, all'identità del nostro Stato e della nostra cultura nazionale. È un filo d'oro che lega i giovani martiri delle campagne di indipendenza a quelli dell'irredentismo, alle centinaia di migliaia di caduti della prima e della seconda guerra mondiale e delle operazioni di pace più recentemente. E della stessa tensione morale che sostiene e guida le migliaia dei nostri uomini e donne in divisa quando scelgono e chiedono di servire la patria in Afghanistan, in Medio Oriente, nei Balcani e in altre regioni così drammaticamente difficili eppure cruciali per la nostra sicurezza e il nostro mondo. La giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate è anche e soprattutto la giornata della vittoria, una conquista così sofferta ma che ha consentito al nostro Paese di completare quella straordinaria visione nata più di un secolo prima, di riportare cioè tutto il popolo italiano in uno stesso confine, in una stessa patria, all'interno di uno Stato e di una società nella quale lingua, cultura, volontà di costruire un futuro comune fossero veramente condivisi. Si tratta quindi oggi di un momento di presa di coscienza, un momento di volontà condivisa, che ogni anno ci arricchisce e che soprattutto quest'anno ci deve incoraggiare e continuare a motivare. Grazie a tutti.